Ciao ragazzi, bentornati, siamo in un video tappabuchi. Siamo in video tappabuchi perché sì, non ho avuto il tempo di registrare, non ho avuto il tempo di fare niente. Allora ho detto, perché non registrare qualcosa su COD, visto che mi sto intrippando di nuovo con COD. Volevo registrare Warzone, il PC nuovo non è ancora pronto, quindi Warzone, il software esplodeva per provare neanche, anche solo ad avviarsi senza neanche far partire ancora la registrazione. Quindi ho detto, vabbè, facciamo che Warzone lo lasciamo un attimo lì. Quindi, niente, video tappabuchi, spero vi piaccia. Ho intenzione nel futuro comunque di riportare un po' più di gameplay in generale, magari volutamente studiati e non video tappabuchi. Però per adesso accontentatevi di questo. Lasciatemi un likeettino per sostenermi, iscrivetevi al canale. Andiamo in game. L'idea di oggi è provare la nuova classe, che è questa qua, cioè più che altro la nuova arma, che sarebbe il drago di ghiaccio. È configurata così, quindi abbiamo l'eliminatore Socom nella volata, abbiamo nella canna, abbiamo il Ranger da 19.7. Cerco di, ho lasciato la classe stock com'è perché voglio usarlo nel suo modo normale. Caricatore, abbiamo il caricatore rapido a 40 colpi. Abbiamo come impugnatura il rivestimento elastico Airborne e come calcio abbiamo il calcio Rider. La classe si presenta così, già fatta. Come secondario ho provato a metterci la diamanti, ma non penso che la lascerò. A parte il fatto che io gioco pochissimo con la secondaria. Ho messo stimolante, la doppia Semtex. Io devo togliere il trophy, mi metto la... penso mi metterò la mina di prossimità. Abbiamo antischegge, sciacallo e fantasma e mina vagante per avere la doppia Semtex. Proverò a giocare solo con questa classe qua. Io direi di startare subito e ci vediamo subito in partita. Ok, siamo in partita, Game Show Dominio. Allora, alla fine penso che vi porterò poi appena riuscirò un video anche su Warzone con questa classe, cioè con questa arma qua, non la stessa classe. Vediamo, per vedere un po' come va. A me esteticamente piace tantissimo, giocarci piace anche molto. Abbiamo questa animazione fighissima. Allora, essendo che, vabbè, a parte l'aggiornamento di Destiny compiuto, essendo che sono da PS5, perché, come detto, su PC non posso registrare, sono col pad e non sono molto bravo a giocare col pad, meno di quanto sono bravo a giocare con la tastiera, quindi abbiate pazienza. Come potete vedere sarà una lunga sfilza di fail. Oh, lo scopo di questa partita sarà semplicemente cercare di riuscire a vincere. Sarebbe già una bellissima cosa. Allora, là c'è un altro nemico. Che penso si sia giustamente dato. Bella lì. Io so già che qua rippo. C'ho anche i riflessi di un babbuino. E questo era... Oh, guarda, infame, non me ne ero accorto. Guarda che sto infame. Easy. Uccisione sempre. Bene, per andare sul sicuro. Ok. Di male in peggio. Tra l'altro io il Grig non l'ho mai usato, quindi ho iniziato a livellarlo praticamente quando ho iniziato a giocare con quest'arma. Easy. Con che arma mi ha ucciso?
Il Fara, porco schifo. Non fare un'altra arma che voglio provare a usare, che non ho mai usato. Minaccia scongiurata. Conteso, perché tu sei qua. Bravissimo. Da pro player, cacchio, FaZe. Mi lancio la Semtex sui denti. Niente. Mamma mia, se smiro. Ecco, sì, una cosa che sto notando già da un paio di partite è che un minimo, un mirino diverso potrebbe aiutare. Ma relativamente, perché se uno è forte anche con sto mirino. Però c'era uno dietro di me? C'era uno dietro di me. GG. Stavo pensando di comprarmi Cold War su PC per vedere come giocare con mouse e tastiera, soprattutto con un framerate un po' più alto. Tra l'altro, vabbè, sto facendo anche le mimetiche. Essendo che non l'ho mai giocato, vabbè, le prime mimetiche sono sempre una cavolata da fare. Ha stunnato. Ok, poteva andare peggio, easy, vittoria, 24 kill, 11 morti, poteva andare peggio, poteva andare meglio, direi di farci ancora una partitina e poi traiamo due conclusioni, ci facciamo un salutone. Ok, siamo in un DM su Nuketown, sempre comunque mappa bellissimissima. Almeno per il mio, mi diverto tantissimo a giocare su Nuketown, non so voi. Va bene, qua ho fatto una porcata perché potevo spararli senza mettermi a lanciare le Semtex in giro. Questo è un mio alleato. E turna. Allora, devo fare stento con la porta lì perché a quanto pare escono tutti da lì. Nessuno fa il giro della casa, va benissimo. Guarda, han fame. Riesco. Perfetto. Niente. Allora, ha una bella gittata, ma effettivamente sì, potrei essere sempre più dell'idea che un mirino non gli faccia male. E che alla fine, come gittata, ci siamo. Devo anche non usare lo stimolante. Ok, sì, va bene. Vabbè, qua aveva il far si sa che è arma bella rotta, ma a parte quello. Ok, l'ho hittato. Ok. Alleluia, ce le siamo tolte dalle scatole. Lascio una mina qua a regalo per chi volesse. Ok. Ah, ok, ce n'era uno a sinistra, ma poco male. L'importante è che riesca a portarmi qualche kill a casa. Lancio lì, intanto so che c'è sempre qualcuno. Lancio lì perché easy, easy. Lancio un bel UAV. Easy. Va benissimo. Ok, ce n'è uno proprio qui. Questo gli alleati. Allora, è cambiato di nuovo lo spawn. F per la torretta robot.
Comunque, bellissima sta cosa. Ok, sì, magari senza farmi pigliare. Bravissimo. Bravissimo tu, così. Sarebbe anche carino che Scaff iniziasse a far uscire gli Scaff per du di DualSense. Oh, GG. Oh, c'è qualcuno qua sicuro. Ma ha anche la torretta che mi ha tratto in inganno. Perfetto. Si sono lanciati un approvvigionamento. Ok, va bene, giustamente andare a rompere le scatole loro nel loro spawn forse non era. Ah, tra l'altro c'hanno anche l'arma scravata pazza impazzita. Ok, ho pingato per sbaglio, scusate amici. Vengo a trovarvi a casa vostra. Sbagliato, non volevo pingare. Immagino che a questo punto si sia già swappato lo spawn. Quindi. Va bene. OG? OG. Porco schifo se scioglie sta OG! Fuori di testa! Bella zio. Tieni. Sbagliato, sbagliato. Si è swappato lo spawn, si è swappato di nuovo lo spawn. No, cacchio, stavo in serie da 5. Niente. Allora, si sta facendo un bordello. Bellissimo. Vabbè, ha vinto questo qua che si metteva a camperare nell'ang. Cioè, ha avuto la scena finale perché a fine. Effettivamente si è messo lì nell'angolo, ha iniziato a fare un po' di serie, qua ci sono io che muoio, quindi giustamente ci può stare. Allora, vediamo noi quest'arma. Quest'arma è carina, divertente da usare, fighissima esteticamente parlando della skin in sé. Come è stata composta già di stock quando la prendiamo è buona, devo dire veramente buona. Alla fine, l'unica cosa che forse ho sentito un pochettino la mancanza più o meno è il mirino. Avrei preferito magari un mirino un po' più leggermente più zoomato oppure comunque più ampio e non solo effettivamente quello stock dell'arma in sé che è identico a quello dell'arma senza skin. Per il resto è divertentissimo da usare, molto maneggevole, avete visto che comunque riuscivo a saltare, sparare, correre, sparare subito. Come classe ho provato a mettere il gallo, ma tanto io sono abituato che almeno in code normale è difficile che usi la secondaria perché non mi ci trovo. Quindi alla fine ho provato a mettere il gallo per situazioni un po' più a corto raggio, ma alla fine non l'ho usato. Devo dire, la mina fa comodo, avete visto che un po' di kill le ho tirate fuori anche con la mina. Semtex comodissimo perché si appiccica. Stimolante penso che non riesca più a giocare senza. Con il fatto che comunque ci vuole un bel po' prima che riparta la rigenerazione. Il resto va bene. Antischegge ci sta. Quasi quasi, però potrei metterci la maschera tattica per resistere più alle flashbang più che quello. Poi comunque sono cose soggettive. Mi raccomando.
Sciacallo, vabbè, comodo, fantasma, va bene, e vabbè, mina vagante per la doppia Semtex, quindi questa è la classe con cui alla fine parlo più o meno così. Io vi ringrazio per la visione, mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei social, trovate i vari link utili, il link per Discord, il link per altro. Vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se vi piace. Dobbiamo vedere qualche gameplay di COD o di qualcos'altro. Poi torneranno anche quelli su PC quando avrò il PC nuovo. È stato bello, grazie mille e buon proseguimento a tutti. Ciao ciao!